Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Il Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, molta folla seguiva il Signore Gesù e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito gli si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? E li guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremenda, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo ci parla di un Gesù seguito e accerchiato. Molta folla seguiva il Signore Gesù e gli si stringeva attorno. Sempre c'è un movimento di folla tipico attorno a una persona carismatica. La folla segue, si stringe perché ha bisogno di una parola da imparare, da seguire, perché ha bisogno di una potenza da toccare, da ricevere. Quando Gesù camminava, ci chiediamo per che cosa camminava. Camminava perché la gente lo potesse ascoltare. E quando Gesù si fermava, per che cosa? La gente si stringeva attorno a lui, la gente si stringeva per toccarlo e riceverne una potenza di salute, di guarigione. Ecco allora il primo pensiero riguardo a questo Gesù che cammina e che si ferma. Tanti dicono: sto facendo un cammino spirituale. È giusta questa parola. Allora, quando si può dire che noi camminiamo con Gesù, seguiamo Gesù? Ecco la risposta: quando noi ascoltiamo la sua parola. E perché questo? Perché nell'antichità i maestri insegnavano non da una cattedra seduti, ma insegnavano camminando coi loro discepoli. E non tanto perché per tenerli svegli, perché seduti magari potevano addormentarsi, quanto piuttosto per dare a loro il senso e lo scopo dell'insegnamento del Maestro, che è quello di renderli attivi, di essere operativi. Il Maestro voleva creare un movimento, ecco perché insegnava camminando, una vitalità, voleva realizzare un cammino spirituale, e questo è il senso e lo scopo del camminare col Maestro, del seguire il Maestro, mentre il Maestro insegnava. Ecco allora il Padre Celeste, lo dobbiamo vedere un po' come il preside di una scuola, la scuola della parola di Dio. Lui è il preside che ci ha donato questo Gesù Maestro, non perché
noi pensassimo al suo insegnamento come a qualcosa da ascoltare comodi, seduti, magari anche passivi e assonnati. Vedete che il Vangelo anche nella liturgia non si ascolta seduti, ma si ascolta in piedi, proprio per ricordare quello che succedeva con Gesù e con i maestri del tempo del Signore, che insegnavano camminando con i loro apostoli, con i loro discepoli. Ecco dunque, il Signore vuole davvero fare in modo che noi diventiamo subito attivi, operativi della parola che Gesù insegna, pronti, disponibili a mettere subito in pratica, in attività, in movimento, in realizzazione. Questa è una idea che dobbiamo sempre tenere presente. Quindi noi faremo sicuramente felice e riconoscente il Padre Celeste, questo preside divino, quando noi seguiamo Gesù, non pensando di starcene belli seduti, ma lo seguiamo nei suoi insegnamenti in piedi, camminando con lui, cioè mettendolo in pratica il suo insegnamento, pensando che è un insegnamento di vita da fare, non una teoria, non un'idea, ma un'azione e un'opera, un'attività. Ecco, allora qui potremmo già fare un po' di verifica, come noi vediamo e sentiamo il Vangelo, la parola. Quando l'ascoltiamo, la mettiamo subito in pratica, oppure pensiamo che sia una cosa così della testa soltanto, non delle opere, non della vita, non delle azioni. Ecco, allora entriamo in quest'ordine di idee. Il Padre Celeste, da buon preside, ci ha dato un maestro che insegna camminando, che quindi insegna a mettere subito in concreto, in pratica, in vita, quello che il maestro insegna. Il secondo pensiero, tanti pensano: vorrei toccare il Signore, vorrei abbracciare il Signore, ho bisogno della sua grazia, del suo aiuto. Ecco, quando allora si può dire che noi ci stringiamo attorno a Gesù? E la risposta anche qui: quando noi cerchiamo la sua potenza, la sua forza guaritrice e terapeutica. E questo vale per noi sia per i mali fisici, come nel caso di quella donna del Vangelo, sia per i mali psicologici, sia per i mali spirituali. Questo toccare Gesù, questo stringerci a Gesù, noi lo chiamiamo oggi fede, ma Gesù stesso lo chiamava fede. Figlia, la tua fede ti ha salvata, la tua fede che ti ha fatto pensare di toccare il mio mantello. La fede è prima di tutto un pensare positivo. Sarò guarita di sicuro se tocco il suo mantello. Questo era il pensiero di quella donna, un pensiero forte, fiducioso, che porta a un contatto, porta a un tocco, anche se minimo, indiretto, mediato, come il contatto con la veste di Gesù, il mantello di Gesù, che non è neppure il corpo di Gesù. Quella donna non si sarebbe mai permessa di toccare il corpo del Signore, sia perché era una donna, sia perché era malata. E certamente questo è un particolare molto importante. Questa donna tocca un qualcosa di esterno di Gesù, il suo mantello, la sua veste, ma comunica con l'interno di Gesù. La sua anima divina, il suo spirito presente in lui. La forza, la potenza guaritrice viene dall'anima, dallo spirito di Gesù, dalla sua natura divina e soprannaturale, che si trasmette al suo corpo, che poi esce anche addirittura attraverso la sua veste, il suo mantello. Si parte dalla veste, questa donna è partita dalla veste nella sua fede, per arrivare al suo corpo e per arrivare poi al suo spirito. Questa forza terapeutica viene quindi sollecitata, attivata, quasi calamitata, non in questo caso, non da Gesù stesso, dalla sua volontà, come in altri casi, ma viene attivata dalla donna stessa. In questo caso è la fede della donna
che suscita e attira, diciamo quasi calamita, la grazia del Signore. È come se la strappasse, quasi rubasse questa forza, e infatti la donna è impaurita perché ha l'impressione di aver fatto un furto. Nello stesso tempo è anche tremante perché ha la consapevolezza di aver avuto un contatto divino, di aver ottenuto una grazia soprannaturale, un fenomeno, una forza divina. Nel comportamento della donna, questo suo gettarsi davanti a Gesù e dire la verità e confessare, predomina il sentimento di un chiedere perdono, quasi come se avesse fatto un peccato, di un confessare una cosa illecita che ha fatto. È pronta a ricevere una sgridata da Gesù, sa di meritare la condanna del Signore. E invece Gesù cosa fa? Gesù fa tutto il contrario di quello che lei sospetta. La conforta, la elogia, la rassicura, va in pace, la ammira e la conferma nella sua fede. La tua fede ti ha salvata. Quindi la tranquillizza che la guarigione definitiva dopo 12 anni di infermità, di cure inutili, anzi peggiorando, dipende proprio dalla sua fede. Sii guarita dal tuo male per la tua fede. Ecco, quindi vediamo davvero come Gesù è davvero ammirabile. In Gesù non c'è un minimo senso di egoismo o di superbia. Gesù non ragiona in modo egoistico, come se quella energia che quella donna le ha assorbito quasi con la sua fede, come se fosse una cosa sua. Era lì a disposizione della sua fede. E quindi Gesù era generoso già in partenza di questa sua potenza divina. Bastava che una donna tendesse la mano per prenderla. E poi Gesù non era certamente superbo, non ha detto io ti ho guarito, no. Ha detto semplicemente tu ti sei guarita con la tua fede. E quindi anche qui grande umiltà da parte del Signore. Questo quanto è davvero sensibile, intuitivo e profondo questo Gesù, tanto più in confronto della superficialità e della esteriorità dei discepoli che gli dicono ma che pretesa assurda, cosa pretendi di sapere chi ti ha toccato quando la folla ti si stringe tutta attorno, tutta addosso. Gesù invece vuole vedere, vuole conoscere, incontrare personalmente questa donna e guarda attorno per scoprirla. Perché la vuole scoprire? Perché deve fare un elogio per lei e un insegnamento per noi. Confermarla, farne un esempio di fede fiduciosa, sicura e forte, positiva, che dobbiamo imitare e ammirare anche per noi oggi. Noi oggi, questo Gesù guaritore divino, questo Gesù terapeuta soprannaturale, lo possiamo ancora toccare in un certo senso. Possiamo stringerci attorno a Lui, soprattutto nel suo corpo eucaristico. Non solo lo possiamo toccare, addirittura lo possiamo ricevere dentro di noi. E quindi quando noi ci nutriamo del suo corpo, nel sacramento dell'Eucaristia, abbiamo la possibilità con la nostra fede davvero anche di fermare, di bloccare e seccare le malattie dentro di noi. Abbiamo la possibilità di guarire le malattie, di sanarle, di farle regredire, di necrotizzare le cellule malate, come la donna del Vangelo. Avremmo questa possibilità. È questione di avere la stessa sua fede. Dobbiamo avere la stessa grande fede di questa donna. Oltre al corpo eucaristico del Signore, che è il modo più grande che noi possiamo avere per toccare veramente direttamente Gesù, ma possiamo avere anche un contatto col Signore attraverso le persone come i santi, pregando soprattutto la Madonna, che è come la veste, sono come la veste del Signore, e anche pregandole, toccando loro, toccando Maria, noi possiamo veramente ricevere la grazia di guarigione del Signore Gesù. Magari anche
altre cose come le reliquie dei santi o anche magari semplici statue della Madonna, dei santi, i quadri, le medaglie. Tutto può diventare quella veste che noi potremmo toccare per avere guarigione. Tutto può essere quel mantello che noi possiamo toccare con fede. Un contatto vivo, un contatto veramente che può sprigionare la forza risanatrice e guaritrice di Gesù. Ma tutto è relazionato alla nostra fede, è proporzionato alla nostra fede, è conseguenza della nostra fede. Una fede fiduciosa, convinta, se lo tocco il mantello sarò guarita, è una fede che si affida con sicurezza, con certezza, una fede che è forza e costruttività. Infine non possiamo trascurare questo particolare che riguarda proprio il Padre Celeste. Prima l'abbiamo visto come il preside di Gesù Maestro, che ci dà un maestro che cammina, che ci insegna camminando, quindi di essere subito attivi e operativi nel mettere in pratica la sua parola. Ora lo vediamo come il primario. Dio Padre è il primario di Gesù Medico Divino. Avete notato come Gesù chiama questa donna? La chiama figlia, figlia. La chiama così perché dentro di Gesù c'è questo cuore paterno, dentro il cuore del figlio c'è il cuore del padre, lo stesso cuore del Padre Celeste che cura e guarisce i suoi figli. Che cosa fa un papà? È dedito proprio quando il figlio è malato a curarlo e a guarirlo. Questo è Dio, così è il Padre Celeste, è Lui che in Gesù Medico c'è primario guaritore per tutte le nostre malattie. E allora la nostra fede deve arrivare certamente a Gesù, anche attraverso qualche veste che tocchiamo, ma deve poi arrivare in alto, il più alto possibile, deve arrivare fino al Padre Celeste, e ci rialzeremo e guariremo dalle nostre malattie proprio per la grazia e la potenza di questo Dio Padre che ci ha donato il Figlio Suo come nostro medico e salvatore, e che ci ama come figli e ci vuole amati e salvati e guariti sempre come cari suoi figli. Figlia, la tua fede ti ha salvato.